In riferimento al video delle Iene che ho visto ieri e che vi invito a visitare, in questo video di oggi ho intenzione di parlarvi brevemente di quel video, di quel servizio realizzato da Luigi Perazza, in cui parla per l'appunto di esorcismo. Luigi si reca nel sud Italia, in Sicilia, se non vado errato, e ci mostra in modo attento e meticoloso un vero e proprio esorcismo in diretta. Assiste lui stesso a questo esorcismo, ovviamente rimane piuttosto perplesso e la donna che sarebbe posseduta dal demonio, prima di recarsi dall'esorcista, viene chiesto un parere a uno psichiatra che ovviamente avrebbe fatto sapere che non crede all'esorcismo e non crede che ci sia questa possessione diabolica. Io in quel servizio, devo essere sincero, apprezzo l'operato di Luigi Perazza. Luigi è stato un su YouTube in diversi video, non intendo entrare nel merito, però Luigi secondo me è una persona per bene ed è una persona veramente in gamba. Infatti sfrutta questo servizio per parlarci di esorcismo, per parlarci di un tema caldo, un tema difficile da trattare come questo dell'esorcismo, che è veramente un tema scottante che in qualche maniera, in qualche modo, è visibile a chiunque. Io credo all'esorcismo, ma credo anche però alla pazzia. Esiste la pazzia, esiste purtroppo il germe della pazzia di persone che all'improvviso, hanno per così dire dei caratteri strani, compiono azioni strane, bizzarre e atipiche. Nel video e nel servizio di Luigi Perazza si vede questa donna afflitta da una possessione eventualmente diabolica. Luigi intervista, ripeto, un suo psichiatra che non ci crede, non ci crederebbe, poi un prete. Si esegue questo esorcismo, la ragazza seduta, Luigi seduto davanti a lei, assiste impotente a questo esorcismo, il prete che poggia la mano sul capo di questa ragazza, la ragazza quasi parla con il prete, fa uscire delle parolacce, fa uscire, diciamo così, delle imprecazioni e ovviamente la situazione va a, per così dire, diventare sempre più negativa. Io ripeto, Luigi lo stimo, lo apprezzo, vi invito a visitare questo servizio di Luigi Perazza perché veramente vi lascerà pienamente senza dubbi alcuni. Credo all'esorcismo e voi? Credete all'esorcismo oppure pensate che l'esorcismo, o meglio chi fa l'esorcista, sia una persona che voglia semplicemente mettersi in vista e mettersi in gioco? Oppure pensate appunto che esista? Oppure, altra ipotesi remota, pensate che esista la pazzia mentale? Fatemelo sapere attraverso un commento, iscrivetevi a questo canale e un caro saluto a voi tutti.